Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana da MTB Gran Fondo. Ci siamo portati da subito nelle prime immagini di questa nostra puntata in zone dolcissime della provincia di Verona. Somma Campagna, centro molto importante per, come avete visto, i vigneti del vino bianco di Custoza DOC, ma anche centro di aspre battaglie risorgimentali nel processo di unificazione dell'Italia. Ma in questa domenica 26 di settembre Custoza di Somma Campagna ha ospitato la partenza e l'arrivo della 8ª edizione della Custoza Bike. La vedete, gara a gran fondo, percorso di 43 km dal dislivello di circa 1000 metri, organizzazione capitanata da Paolo Mengalli a cura del Caselle Bike Team. Competizione inserita nel circuito Serenissima Gran Veneto Zero Wind all'interno delle gare di medio fondo, che sono state 7 in questo campionato dedicato alla mountain bike interregionale. Allora, come vedete, si stanno preparando alla partenza, sono oltre 750 i biker che hanno deciso di partecipare a questa gara veronese. Il saluto delle autorità locali del comune di Somma Campagna mentre si scambia le impressioni su questo percorso, caratterizzato anche da uno svolgimento piuttosto veloce ma molto divertente, con continui saliscendi, tracciato in gran parte sterrato, i tratti asfaltati giusto occupati e messi a disposizione per trasferirsi da un luogo all'altro. Come sempre, i trombini hanno salutato a modo loro, in modo fragoroso, hanno salutato la partenza dei biker e delle biker, che sono scattati anche in un orario piuttosto insolito, ovvero alle 14.30, da un contesto bellissimo, l'avete sicuramente vista durante le prime immagini, Villa Venier di Somma Campagna, villa veneziana in restauro e che ha ospitato la logistica piaciuta a tutti. Novità di questa 8ª edizione della Custoza Bike, la logistica di questa gara in mountain bike, di questa gran fondo di 43 km, alternativa per i meno preparati, diciamo così, anche un percorso corto di 22 km da dislivello ancora più contenuto. Eccoci allora subito dalla moto con le riprese curate da Alcamedia Videoproduzioni per MTB Gran Fondo a seguire le fasi salienti di questa gara veronese. Come vedete, come vi dicevo, molto partecipata, proprio perché è una gara che piace moltissimo ai biker e perché è parere unanime, è organizzata bene e in condizioni di sicurezza, e questi sono stati anche i commenti che abbiamo registrato al termine della Custoza Bike 8ª edizione. Vedete da voi anche il contesto in cui si svolge questa gara, come vi dicevo, giunta all'8ª edizione, inserita nel circuito la Serenissima Gran Veneto Zero Wind. Sfilano in tantissimi davanti alla nostra telecamera, ora le riprese dalla moto vanno a risalire il gruppo dei biker che devono affrontare questo tracciato così articolato. Abbiamo raggiunto il 10° chilometro, si porta in testa l'atleta Renato Cecchetto della Jacco Bike ASD. Insegue il gruppo di testa chiuso da Roberto Pesavento Scavezzo, Marco Agricola, eccolo dell'ADV Corratec, la maglia di leader Master 4, la maglia azzurra di Flavio Zoppas, quindi avete visto Miglioranzi, e ora in testa ci sono Claudio Segata, Brand Team Trento e Renato Cecchetto Jacco Bike. Procedono su sterrato, in tratto in salita, questo gruppo vedete che si è ora anche aumentato nelle unità, in questo momento vedete si è compattato in circa una dozzina di atleti, si è portato saldamente al comando di questa Custoza Bike 8ª edizione. Maglia arancione è di Olves Savaris, pedali di marca, ma intanto è passato al comando Claudio Segata del Brand Team Trento. Nelle retrovie si scende dalla bici per affrontare qualche tratto, avete visto la maglia color glicine della leader della classifica donne, ovvero la pordenonese Paola Maniago, Acido Lattico Team è la sua società sportiva, e che si è portata subito al comando della gara donne, inseguita da Romina Ciprian, Playlife Passione, Chiara Selva della Spezzotto Bike Team. Un suggestivo stacco sulle colline di Somma Campagna,
Siamo a metà gara, eccoli allora i nostri atleti. Sulla sinistra dello schermo Marco Agricola di VI Corratec a fare l'andatura, affiancato a Massimiliano Miglioranzi, biker veronese del team Bussola. Sono loro due al momento che vedete trascinano questo quintetto di biker che hanno resistito ai chilometri, a mantenere le prime posizioni nel corso dei chilometri. 43 è la chilometri è la distanza di questa Custoza Bike. Proseguiamo. Flavio Zoppas trascina questo terzetto, lo ha sorpassato in questo momento Julio Cesar Claudinio. I biker proseguono nella loro sfida. Vi dicevo, 43 km di questa Custoza Bike, abbiamo superato da poco la metà gara tra i vitigni appunto di Custoza. Si sale, c'è Claudio Segata, Brentim Trento davanti, Roberto Pesavento a ruota, Scavezzon squadra corse, Marco Agricola, Corratec, Massimiliano Miglioranzi, chiude Olves Savaris, pedali di marca.